Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. L'ex tronista Federica Marchese si è lasciata andare ad uno sfogo durissimo sui social. Cosa le sta succedendo? L'ex Miss Italia Clarissa Marchese è stata senza dubbio una delle protagoniste di Uomini e Donne più amate. Il suo percorso sul trono è finito per lei nel migliore dei modi, in quanto ha scelto Federico Gregucci, che a sua volta ha accettato di lasciare il format con lei. I due stanno insieme dal 2016 ed il loro amore è divenuto più forte di anno in anno. Nel 2019 la coppia si è sposata e pochi mesi più tardi è arrivata la loro prima figlia, ossia Aria. Alcuni mesi fa invece Federica ha dato alla luce il loro secondogenito, ossia Christian, e le cose a quanto pare per lei sono cambiate. Clarissa Marchese, tante novità in pochi mesi, i dettagli. Gli ultimi mesi per la Marchese non si sono rivelati essere sempre semplici. L'ex tronista non ha infatti solo accolto una nuova vita, ma si è ritrovata a dover cambiare di nuovo casa. Dopo alcuni anni trascorsi a Miami e poi in Toscana, la coppia si è trasferita a Milano, e questo soprattutto per alcuni impegni di lavoro di Federico. Gestire due figli ed un trasloco in piena estate non è quindi stato semplice per lei. Una conferma in tal senso è arrivata da parte degli utenti social, che hanno spesso segnalato anche alla diretta interessata di vederla sempre più assente. Dopo tanti messaggi la Marchese si è decisa ad intervenire per chiarire come stanno le cose e rivelare cosa ha deciso. In queste ore l'ex tronista ha pubblicato una chat con Federico in cui si mostra comunque in difficoltà e dagli utenti ha spiegato: "Amiche, credetemi che vorrei fare più contenuti, condividere tante cose belle con voi, come ho sempre fatto, ma è un periodo in cui ho troppi pensieri, sempre troppe cose da gestire". La Marchese ha poi fatto un riferimento al marito: "Federico ha ragione, è solo per il bene della nostra famiglia". Nel suo sfogo Clarissa ha poi aggiunto: "Prestissimo tornerò da voi condividendo cose belle, perché quando ho 5 minuti sui social voglio vedere cose belle, che facciano sorridere il mio cuore. I problemi ce li abbiamo tutti, scelgo semplicemente di non condividerli per non ammorbare nessuno". A quanto pare quindi per Clarissa è un momento complicato, ma senza dubbio con il supporto di Federico tornerà presto con regolarità sui social. Grazie per aver guardato le mie notizie. Iscriviti al canale per gli aggiornamenti quotidiani delle notizie. Punto esclamativo.